pomeriggio a tutti, bentornati in una nuova puntata di Ora Logom. Oggi anticipiamo un po' quello che avrebbe dovuto essere l'appuntamento mensile con la mia ormai ospite fissa di fiducia, Nadia. Ciao Nadia, bentornata. Ciao, ciao, grazie Silvia, un saluto agli ascoltatori. E dicevo che l'anticipiamo un po', perché in realtà avremmo dovuto fare la puntata a dicembre, però così ragionando ci è venuta un'idea e ho detto: Nadia, ma visto che siamo in tema un po' regali di Natale, no? Il periodo solito, e visto che noi ovviamente ci teniamo ad essere brave e ligie, e consapevoli, ho detto: ma perché non l'anticipiamo? Visto che tanto voi sicuramente a casa i regali ci avete già iniziato a pensare, perché ormai nei supermercati dovunque già credo appena passato Halloween c'è già il panettone, quindi c'è la zucca e il panettone, già ti fanno dire: ok, È adesso un è l'ora di attimo. Natale, esatto. Sì, Allora sì. abbiamo detto: anticipiamola, perché oggi portiamo un argomentino bello, come dire, variopinto, variegato, e secondo me unisce anche un po' quello che è la tradizione italiana. Io vedo spesso questo tipo di cose, però ho detto: scusami, Nadia, tu che sei la super esperta di cose pratiche, eccetera, uniamo le due cose, quindi utilizziamo un po' la filosofia e la tecnica Logom e utilizziamo anche la tua bella concretezza e facciamone una puntata un po' condivisa, così almeno diamo qualche spunto, secondo me molto molto interessante, quindi abbiamo un po' Infatti, anticipato. la puntata l'abbiamo, perché noi ci diamo ovviamente dei nomi alle nostre puntate, è proprio la puntata del cesto condiviso. Tu hai parlato di condivisione, quindi capita proprio a pennello questa cosa del cesto condiviso. Cosa sarà mai? È una pratica? Posso partire, Silvia? Mi hai dato il là, giusto? Assolutamente, io sai che sono qui, pendo, aspetto solo che tu inizi a parlare così ti ascolto, poi magari io Sì, faccio qualche perché commentino. è vero, è una cosa bella pratica, no? Proprio come piace a noi, perché allora facciamo un passo indietro. Comunque è vero che comunque il Natale è una festa molto consumistica, e quindi magari chi sposa la filosofia del less is more, quindi di questa cosa parliamo sempre, che è sempre meglio meno che troppo, insomma. È una cosa, è bello comunque, la tradizione comunque è anche un po' bella portarla avanti, quindi si può essere parsimoniosi, quindi molto attenti agli acquisti, ma anche fare una sorta di convivialità del momento del giorno del Natale, almeno io l'ho trasformata così, questa cosa. Ho creato questa cosa del cesto condiviso. Che cos'è il cesto condiviso? Praticamente io il giorno di Natale, dato che in famiglia non siamo tantissimi, però comunque sempre su 10-12 persone ci troviamo, invece che fare un regalino a testa, ho messo in piedi questa cosa di mettere al centro del tavolo questo grande cesto, dove all'interno, i miei parenti possono pescare, però con una sola regola, ossia: prendi solo quello che pensi che ti possa servire, altrimenti basta. Così ognuno si porta a casa un qualcosa che realmente gli serve, perché la filosofia, l'idea mia è sempre quella di fare un regalo, chiamiamolo un pensierino per l'occasione, che possa servire, utile. I miei regali, qua ormai lo sanno, i miei regali sono sempre utili. Il regalo che fa proprio così per fare, che poi dopo va accantonato, piuttosto che poi dopo va, come dicevamo nelle puntate scorse, a riempirci le case di cose inutili che non servono, no, proprio non fa per me. Okay? Quindi anche quando anche un piccolo pensiero, comunque è sempre un po' pensato sulla persona, sui gusti della persona e che cosa piacerebbe appunto alla persona ricevere. Anche tu sei di questa idea qua, Silvia, oppure? Io sono sempre per i regali parsimoniosi e quelli utili, perché alla fine davvero non si può vietare di festeggiare qualcosa, mi rendo conto. Però quando ti circondi di cose che davvero, cioè,
le usi il giorno che te la regalano e poi basta. Allora è sempre meglio, soprattutto l'idea del cesto mi piace perché coinvolge tante cose, quindi c'è magari la cosa utile, la cosa buona, è quel Sì, senso noi su di quello vediamo. condivisione davvero che a me piace, quindi sono super d'accordo e soprattutto per evitare di avere cose inutili in casa, tanto poi quelle inutili diventano poi rifiuto e sappiamo che cosa pensiamo noi dei rifiuti, quindi evitiamo Mamma, che fin da poi subito dalla nascita. sì, tronchiamoli sul nascere, come si Esatto. dice. Stop ai regali inutili, mettiamo la croce sopra, cerchiamo di trovare un'alternativa. Un'alternativa che agevola soprattutto chi ha molta fantasia, ma però non è detto che comunque con qualche consiglio, come ci piace a noi, qualche consiglio pratico, anche chi non ha tanta fantasia può comunque mettersi in pista e provare questa cosa del cesto condiviso, che io ho parlato dei miei parenti, ma comunque potrebbe essere, non so, a una cena tra colleghi, piuttosto che fanno, no, le cene a dicembre, una dietro l'altra, oppure, non so, per le amiche, no? Si fa la cena delle amiche, piuttosto che fare il singolo, come dicevo prima, il singolo pizzerino, si fa una cosa da condividere. È così che 4-5 anni fa, sulla falsariga di una cosa che io ho sempre fatto da quando ho avuto i bambini, perché mi piaceva l'idea di fare, anche lì per non fare un grosso regalo che poi magari era il regalo del momento, che comunque i ragazzini, adesso all'epoca bambini, ma adesso i ragazzi magari ti chiedono, mi piacerebbe avere questa cosa, sapevano che da me ricevevano il calendario dell'avvento, ossia ogni giorno, si sa bene cos'è, ma quindi è stato bandito quello dei cioccolatini, mai entrato in casa mia perché cioccolato pessimo, adesso magari ne fanno anche un po' più, all'epoca c'erano solo i classici che vendevano al supermercato, quindi eliminato tutto quello che è il calendario dell'avvento classico, e ogni anno io facevo 25 pensierini all'interno di confezioni ovviamente di riciclo, che io nei mesi precedenti accantonavo come un aiutante di Babbo Natale, mettevo da parte senza farmi Un vedere, piccolo perché elfo. esatto, come piccolo elfo, senza farmi vedere, perché dicevano sempre: ma mamma, quest'anno il calendario dell'avvento ce lo fai? Quando iniziavano un pochino a parlare, adesso vedo, e poi il giorno prima del 1° dicembre, di notte, stavo ad allestire. Loro al mattino si svegliavano e trovavano questa cosa del calendario dell'avvento con le lucine, molto personalizzato. L'ultimo che ho fatto è stato, avevamo cambiato casa da poco, questa scala, e avevo messo per ogni gradino, che oltretutto erano proprio giusti, i 24 circa, no, è stato fantastico. Avevo messo una scatola sotto casa nostra, c'è una pizzeria che usa delle latte grosse del pomodoro, avevo chiesto se me le tenevano da parte, le avevo prese, lavate, poi avevo messo sopra dei numerini e aveva fatto un bellissimo effetto scenico anche questa cosa della scala col calendario dell'avvento. Ma questo è un esempio, però non andiamo troppo a complicarci la vita e la visione di quello che invece è la semplicità del cesto condiviso. Perché comunque tutto quello che io faccio, cioè, c'è sempre una motivazione del perché faccio quella cosa. Proprio mi domandavo, riflettevo un po' in questi giorni, cioè tutte le cose che magari faccio, no? C'è sempre una motivazione. La motivazione è insegnare loro, in questo caso, ai ragazzi che non per forza bisogna spendere delle cifre folli per accontentare proprio quel momento che dura poco, ma far sì che comunque riescano anche loro a capire che dietro a un pensiero, a un regalo, ci deve essere comunque una motivazione e un perché si è scelto di fare proprio È quel vero. regalo lì. È vero, E quindi, tornando al cesto condiviso della famiglia, chiamiamolo così, della famiglia, e perché ho fatto questa cosa? Quindi evitare di fare i singoli regalini, ma soprattutto è per me un'ottima occasione anche per divulgare in famiglia delle buone pratiche.
attraverso che cosa? Ovviamente mettendo all'interno di questo cesto dei piccoli prodotti di uso quotidiano, però che siano delle alternative molto meno impattanti, perché sappiamo che le cose monouso hanno un certo impatto, e quale migliore occasione per me per attirare un po' l'attenzione? Quindi, ma non su di me, su quelle, sulle buone pratiche. Certo, poi dopo sono io che sono quel giorno che veicolo e consiglio il perché e il per come della scelta di quel prodotto all'interno del cesto. Adesso io l'ho chiamato prodotto, poi dopo vedremo nell'arco della puntata che cosa ci si può mettere all'interno del cesto. Io direi che magari possiamo anche un attimino stoppare qui. Sì, facciamo la nostra pausetta musicale e così poi torniamo, almeno entriamo magari con qualche proprio idea, no, anche di che cosa può esserci all'interno di questo cesto. Quindi qualche minuto di musica e poi torniamo da voi. Eccoci qua, torniamo a parlare un po'. Non è proprio la puntata natalizia di dicembre, ma noi apriamo un po' questo. Anzi, in realtà, sai, Nadia, che tu sei la prima puntata effettivamente più natalizia rispetto a settimana prossima, che attaccheremo, dove tutti i programmi in qualche modo avranno un riferimento a Natale, anche le travel, ci saranno qualche località più, diciamo, natalizia. Quindi in realtà tu sei la prima. Quindi compito importantissimo. Che onore. Sì, abbiamo un ruolo di sensibilizzare al meglio soprattutto. E qui citiamo la prima parte di cui abbiamo parlato, che era proprio quella dei regali. Oggi abbiamo una bella opzione pratica, anzi un'alternativa. Diciamo un'alternativa pratica a fare un bel regalo. Perché giustamente, dai, diciamo la verità che Natale piace anche perché c'è questo scambiarsi di doni, eccetera. Poi chi ha più o meno, ecco, voglia di questi tipi di festeggiamenti, però insomma diciamo che nella stragrande maggioranza c'è un po' quell'abitudine, anche quella gioia, no? Soprattutto per i bimbi, eccetera, per scambiarsi regali. Noi oggi diamo un'alternativa che è più sostenibile. Ecco, così siamo bravi. No, no. Ci vuole, sentiamoci un po' bravi, hai ragione. Senti, allora magari io consiglio di prendere carta e penna alla mano, così almeno vi segnate un po' tutte le cose che dirò. Prendete appunti. Quindi occorre procurarti questo cesto, e per procurarti il cesto non intendo andare a comprare ovviamente sul sito del Grande Colosso, ma perché no, ravanare negli scantinati di amici o parenti, quindi chiedere magari prima di comprare. Oppure fare un giretto in un negozio di seconda mano del tuo quartiere, anche quello senz'altro dovresti averlo, oppure su un marketplace, magari anche quello di Facebook, e cercare cesti e della grandezza ovviamente che pensi che ti possa servire o che ti possa essere comodo da trasportare, oppure perché no recuperare una bella scatola pulita che tu potrai agghindare anche a festa, come più ti piace, quindi magari utilizzando della carta recuperata dai Natali e delle feste precedenti, o dei fiocchi, piuttosto, come più ti piace. Ovviamente. E secondo me si trovano in casa. Alla grande, infatti sì, io mi ricordo che forse avevamo detto una volta, ci eravamo scambiate questa, anche tu hai una scatola del riutilizzo delle cose. Che esatto, quindi lì c'è sempre qualcosa che viene comodo. Esatto, sì. E una volta poi trovato il contenitore, dobbiamo passare al contenuto. Senza però, una cosa che consiglio sempre, che consiglio nel senso di darti questo consiglio, che io faccio sempre, è di darti un budget. Domandarsi magari dal mio cesto pescheranno solo 4-5 parenti oppure tutto il cucuzzaro del mio ufficio, quindi sono veramente 20-30 persone, insomma, perché a volte io non so quanto, da tanto che non sono in un ufficio, se si usa ancora farsi i pensierini a Natale piuttosto che no, quindi ovviamente questo è libero e pensateci voi. Dopo aver trovato quindi una scatola, una cesta, dopo averla resa natalizia ed essere dato un bel budget, bisogna pensare dove acquistare e che cosa.
per un po' per tipologia di parenti o amici, cioè cercare un po' di entrare nell'ottica di accontentare un pochino tutti. E purtroppo qua anche chi non ama gli elenchi, un elenchino qui ci vuole, almeno io lo faccio, perché così almeno non mi rimane fuori nessuno, cioè ho cercato di accontentare un po' tutti quanti. E, vediamo però qualche bello esempio pratico. Io di solito riempio questo mio cesto con dei prodotti, l'ho accennato un pochino prima, zero waste, sono quelli che non fanno rifiuto, dei prodotti oppure dei prodotti eco bio per la cura della casa e della persona. Qualche esempio, allora io metto dei piccoli saponcini, magari anche un po' imballati nella carta, adesso anche lì bisogna capire se hai magari un'erboristeria vicino a casa, che ha oppure una scuseria che abbiamo citato più volte, sono quei negozi che puoi prendere scuse senza imballaggio, si ha la possibilità magari di tagliarti, cioè hanno dei saponi molto grandi, come se fosse un plum cake, capito cosa intendo? Sì. E poi puoi far tagliare il pezzettino, quindi lì da quel plum cake verranno fuori tot numero di saponi, magari anche quello, magari non per tutti uguali, perché magari c'è chi il sapone non lo utilizza, ma preferisce andare di dispenser del sapone liquido, però magari un buon numero del saponcino fa intanto colore, perché di solito questi saponi sono molto colorati, quindi rendono già questo cesto bello vivo, insomma. E poi dopo capire se c'è bisogno, magari chiedendo anche all'erborista, piuttosto che al negozio della scuseria, se conviene dare un piccolo pacchettino, quindi magari impacchettare, non so, caramella piuttosto che, oppure si possono anche lasciare così, gli spiegate magari qual è il senso del cesto, che è una cosa aperta, e quindi poi dopo seguite un pochino i consigli, perché un po' il bello di questa cosa è crearlo anche un po' insieme anche a persone che condividono un po' la tua visione delle cose buone anche artigianali. Infatti il secondo consiglio che mi sento di darti è sì, prodotti zero waste eco bio, ma anche le cose degli artigiani. Quindi dicevamo dei saponi, piuttosto che magari dei dischetti struccanti, anche questi dischetti struccanti sono quelli che in cotone, che spesso li fanno anche degli artigiani. Oppure magari, non so, anche perché delle spazzoline con le testine intercambiabili, perché tanti non lo sanno, magari sanno che esiste, ma non ci ho mai provato di questa cosa delle testine che si possono cambiare. E quindi magari potrebbe, quello lì è confezionato, magari potrebbe anche essere una buona idea e una buona lampadina che si accende e dire, io lo spazzolino che comunque devo buttare ogni tot, magari è meglio buttare soltanto la testina, cioè tutto quello che dicevo prima, fa sì che comunque nel cervello di chi riceve quel regalo si aprano e si accendono delle lampadine di come poter vivere un po' più leggeri, insomma. Anche l'altra volta l'avevamo citata, era quella, una cosa che a me piace tantissimo, anche te, so che anche tu la usi, è la luffa. La luffa sì. Che è quindi tagliata anche quella lì a piccole rondelle, fa anche qua un bel movimento di cesto, perché comunque è un rotondino che ha dentro all'interno dei buchini un colore beigeolino, questo è per chi non conosce la luffa, e anche questa può essere utilizzata poi sia per struccarsi che anche per appoggiarci sopra il sapone, per farlo asciugare. E tra l'altro è anche antibatterica, quindi rispetto anche a tutti i vari portasaponi che utilizzavo nella vita comune, diciamo che la luffa risolve molti problemi anche batterici, se vogliamo dire. Poi comunque è naturale, quindi insomma. Esatto, è una zucchina, diciamo l'altra volta, sì, sono delle rondelle, è una zucchina che viene fatta essiccare proprio sulla pianta e dopo si può tagliare. Io mi è capitato anche di tagliare una cosa molto semplice, quindi... se proprio non trovate le zucchine, le rondelle già tagliate, si può fare, prendi una grande e così la tagli in quantità, quante te ne può servire. E, abbiamo parlato un po' della cura della persona, ma anche della casa, ad esempio magari dei detergenti in piccole tub, perché esistono dei detergenti in tub, quindi in pastiglie, un po' come quelle della lavastoviglie e della lavatrice, che basta metterla in un contenitore spray, aggiungerci l'acqua e diventa un detergente.
Anche quello, qua esiste una marca adesso in questo momento proprio non lo ricordo, però se poi volete anche scrivermi, una cosa anche quella lì abbastanza artigianale, una startup di giovani ragazzi qua di Milano, quindi io lo uso e mi trovo anche molto bene. Oltretutto il packaging è coloratissimo, molto molto bello, è fatto ovviamente in un cartoncino ed è anche simpatica, un po' hanno dato dei nomi a questi, a questi detergenti, quindi anche quello potrebbe essere una cosa simpatica da inserire all'interno del cesto. Esatto, così anche l'occhio, no, vuole un po' la sua parte, alla fine accontentiamo anche quello. Sì, come se tu dovessi fare un quadro, diciamo così, no? Devi metterci un po' di elementi, vari formati, ma anche magari anche vari colori, quello rende il nostro cesto ancora più appetibile per chi dovrà scegliere che cosa prendere. E, abbiamo detto prima, ho accennato al discorso artigianale, sia per la casa che anche per la persona, ma anche esempio delle piccole candele, delle piccole candeline, anche lì si trovano. Dove trovarle? Adesso, una volta non c'erano così tanti mercatini natalizi, adesso almeno a Milano, non so dalle tue parti, cioè lo fanno in ogni quartiere, c'è un mercatino oppure una fiera legata al Natale. Quindi perché non è un buon anche motivo per uscire il sabato, la domenica, andare e cercare qualcosa che poi dopo ci torni utili per questo progetto, questo bel progetto che noi abbiamo. Magari eviterei le grosse fiere. Io invidio anche chi magari abita dalle parti in montagna così, perché ce ne saranno chissà quante super cose, super artigianali, e quindi quello bello. Secondo me, se siete in una zona dove ci sono questi mercatini, sbizzarritevi, insomma. Un'altra cosa che potrete inserire, che io ho inserito negli anni, è il cibo. Il cibo, ovviamente, noi quando io parlo di cibo, per me il cibo locale a chilometro zero è quello che, nella mia testa, c'è quello da regalare, anche perché comunque è bello il fatto di comunque sostenere le piccole aziende della zona e anche dare un prodotto, ovviamente un buon prodotto, un prodotto ottimo, anche da regalare, è una bella cosa. Anche lì ci sono comunque delle confezioni piccole, non per forza bisogna spendere grossi capitali, ma uno magari si accontenta anche di ricevere, non so, una piccola conserva in un vasettino piccolino. La prova, nel momento in cui la prova ci sono tutti i riferimenti sul vasetto, magari un domani può anche andare a ricomprarsi quel prodotto perché gli è piaciuto molto. Quindi è anche una sorta di pubblicità, diciamo, per i piccoli produttori, che questo va sempre un pochino fatto, almeno a me piace molto farlo. Infatti ho citato le conserve, ma anche si possono eventualmente inserire nel cesto anche delle tisane magari. Se uno ha un po' la passione per quello che sono le erbe essiccate, a me piace comporle da me, però anche lì si può andare dall'erborista e dire: senta, qual è la tisana che posso regalare che va bene un pochino per tutti, che comunque richiama un po' il momento del Natale, eccetera. Magari lei ti dà una bella confezione grande e poi dopo tu puoi fare dei sacchettini, ti scrivi sopra che cosa c'è messo all'interno e quanto magari tenerla in infusione. Anche quello potrebbe essere parte integrante del nostro cesto. Quindi, come puoi vedere, oppure anche del vino, anche del vino, magari anche, non so, però magari diventa un pochino pesante, però magari delle piccole, una damigiana, uno si ha la consuetudine di prendersi una grossa damigiana, fare delle piccole bottigliette di vino e magari anche di indicare che tipo di vino è. Però ci vorrebbe un bel lavoro di recupero, di lavare bene le bottigliette, di tale, eccetera. Non per forza ci sono, ecco, all'ascolto soltanto magari le donne che sono un po' più proiettate verso la cura della persona, della casa, delle conserve, eccetera, magari anche sono degli abbiamo uomini, una bella folta schiera di maschetti, perché anche quando facciamo i travel o anche la parte enogastronomica ce la richiedono, quindi... È per questo che mi è venuto in mente l'idea di trovare anche una cosa un po'... Io poi prima ho parlato di prodotti della cura della persona, ma ovviamente nei negozi, nelle scuserie piuttosto che nei negozi bio ci sono anche tutta
la detergenza ovviamente maschile, quando non facciamo distinzioni, no? Quindi si trova un po' di tutto, no? Anzi, perché so che comunque sono uomini che si conoscono parecchio, a volte anche forse anche più delle donne in questo momento, no? Storico, sento le creme, piuttosto che anche a loro piace, ma è giusto che sia così, perché è una buona cosa, insomma. E un'altra cosa che io inserisco anche qui per gli amanti dell'autoproduzione, lì proprio non resta che sbizzarrirti, perché ci puoi mettere qualsiasi cosa, quello che ti puoi spaziare dal, io negli anni ho spaziato dal prodotto appunto per la pulizia della casa, per la profumazione della casa, pure per il benessere della persona, delle conserve, quindi prima le ho citate, ma le conserve le puoi fare di qualsiasi cosa. Sì, diciamo che con l'autoproduzione potremmo farne una puntata intera. Sì, lo diciamo sempre, prima o poi arriverà, perché qualcuno pensa autoproduzione chissà che cosa complicata, ma io non c'ho tempo. Invece ci sono delle cose che almeno io faccio, perché di solito io sono una che fa le ricette veloci, sbrigative, perché voglio fare tante cose, quindi non faccio le ricette lunghe, i procedimenti lunghi di autoproduzione, no. Cerco di utilizzare il poco tempo che ho, però per una cosa che poi dopo mi dà piacere sia farla che dopo magari regalarla piuttosto che consumarla. Ma guarda, ti dirò la verità, adesso vi do una chicca così. Noi qualche settimana fa, un paio di settimane fa, abbiamo fatto un workshop qui in sede radio con una ragazza che lei si occupa di riflessologia plantare, però è molto attenta alla parte di autoproduzione, tutte queste cose molto più circolari, e abbiamo fatto un workshop sulla produzione del sapone, e ne faremo poi un altro gennaio-febbraio. Ti posso dire che in un paio d'ore il sapone lo fai, e così è una cosa naturale, perché viene fatto proprio con ingredienti naturali, con l'olio eccetera, e ti passi un paio d'ore in compagnia di convivialità, per cui c'è la parte benessere, diciamo, fisico, no? Emotivo, sì. Per cui stai con altre persone, poi sai, ti confronti, poi è nata fuori una creatività immane, perché poi chi ci vuole mettere quel tipo di essenza, chi un'altra cosa, quindi è anche bello, e in un paio d'ore ti fai 2 o 3 mesi di saponi, quindi secondo me alla fine, vedi, l'autoproduzione sembra un nome che spaventa sempre, cioè ci immaginiamo una giornata intera a fare chili e chili di salsa, in realtà ci sono tante cose che si possono fare in poco tempo, magari 2 ore non è proprio, come dire, 15 minuti, quindi veloce veloce, però dai, passi un paio d'ore con altre persone, è anche una cosa molto molto bella dal lato della socialità, insomma, quindi esatto, uniamo le 2 cose. Ci sono un sacco di workshop, tantissimi, io ne vedo veramente tanti, io dico, mamma, bisognerebbe avere un sacco di tempo per farli tutti, anche perché veramente io ne scarto tanti, perché a parte che magari alcuni veramente sono anche molto costosi, quindi bisogna darsi anche un po' un ordine di priorità, no? Anche scegliere magari anche lì anche una buona occasione fare il workshop, dopo di che, una volta che ho imparato appunto a fare i saponi, quest'anno regalo soltanto saponi. Perché no? Io ho parlato del cesso per dare la scelta, ma puoi anche scegliere tu. Io guardate, ho fatto questa bellissima cosa che mi è piaciuta tantissimo, ho voluto condividerla con voi. Eccoti il tuo saponcino che l'ho fatto io con le mie manine apposta per te. Quindi un po' uno deve anche un po' condire, no? Quelle cose che uno fa da poi solo. Guarda, perché magari, diciamo, perché quando fai qualcosa realizzato da te ha sempre un altro gusto. Ti piace proprio raccontare che l'hai fatto tu, che ci hai messo quella passione, quella voglia e quel tempo. Io credo sempre che quando una persona ti dedica anche il tempo, perché l'autoproduzione poi è qualcosa che ti impegna il tempo, e se so che la persona me lo ha anche regalato, per me è la cosa più inestimabile. Il tempo è davvero una risorsa super super preziosa. Anzi, mi aggancio al tempo, così noi ci prendiamo il tempo di una pausa musicale, perché poi torniamo, anche perché non pensate che Nadia abbia finito i suggerimenti per cosa mettere, perché io so che poi arriva anche una parte che a me piace, perché qualche cosa mi ha già anticipato. Quindi ascoltate un brano e poi ci risintonizziamo, così chiudiamo poi anche la parte dei suggerimenti.
tornati qui all'ora Logom. Oggi siamo in compagnia di Nadia Seghizzi di La Verde Speranza, che viene sempre a trovarci una volta al mese. Non vi siete sbagliati, non è il giorno sbagliato, siamo noi che abbiamo anticipato la puntata, così anche chi si è sintonizzato non dall'inizio non dice: ma aspetta, è dicembre, è novembre, che giorno siamo? No, 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 siamo a novembre, ma abbiamo anticipato l'appuntamento di dicembre, così oggi parliamo di regali, di quelli belli sfiziosetti che ci piacciono. E con Nadia ci sta dando proprio qualche suggerimento per fare un bel cesto di Natale, però condiviso, perché noi abbiamo Esatto. sempre, no, anche le cose particolari. Sì, bisogna far conoscere un po' le scoperte dell'anno. Io dico, oggi vi porto il giorno di Natale, stanno con i miei parenti, Giusto. le scoperte dell'anno. Adesso sono in fissa con questa cosa qua, infatti io ho già l'idea di cosa regalerò quest'anno. Sì. E allora abbiamo accennato, volevo collegarmi un po' diciamo all'autoproduzione, che a me piace fare l'autoproduzione spiccia, quella un po' veloce, no? E così anche in cucina. A me piace un po' preparare delle ricette di piatti particolari che piacciono solo a me, ma fa niente, ma io mi gratifico da sola, non ho bisogno che qualcuno mi gratifichi, che qua vengo un po' derisa del fatto che comunque le mie ricette, i miei piatti sono sempre un po' più bizzarri, accostamenti particolari, eccetera. Ma mi piace così, a me piace così, a me piace proprio sperimentare, testare, provare, non annoiarmi mai. In cucina è così. Quindi perché non, magari con l'occasione di una ricetta che abbiamo comunque capito che è semplice da realizzare, veloce e che è molto gustosa, perché non scriverla su un cartoncino, ovviamente di riciclo, di quelle anche magari, sai quali io uso tantissimo? Non so se te, se sì, senz'altro, un po' è una cosa abbastanza comune. I pasticcini, il pasticcino della domenica, di quando magari ci si trova da qualche amico o parente, non c'è una fascetta bianca che tiene sopra la carta del pasticcino per non farlo appiccicare? Ah, sì, Mi anche sono quello che si spiegata, mette sì, sulle torte, ok? sì. Sì, ecco, la cosa così, quello lì è perfetto, cioè io li tengo via quelli perché basta tagliarli e sono già nel formato giusto di un piccolo, e lì ci si scrive, si possono usare sia per fare magari dei bigliettini d'auguri, impreziositi di qualcos'altro, eccetera, piuttosto che magari anche, mi è capitato negli anni anche di usarlo per mettere la ricetta di come replicare un preparato per cioccolata calda. Anche quello, ecco, questa non mi era sfuggita, questa cosa del preparato della cioccolata calda piace sempre tantissimo ed è veramente semplicissimo da fare, sono due o tre ingredienti, se tu vai anche a googolare, a cercare preparato per cioccolata calda, trovi gli ingredienti, li metti tutti insieme in un vaso, li mischi e poi dopo fai i vari sacchettini. A me piacerebbe tantissimo ricevere una cosa del genere, comunque ti scalda il cuore, il cioccolato piace bene o male a tutti, e quindi questa cosa. Vabbè, vi ho dato qualche altro spunto di quello che abbiamo detto sull'autoproduzione proprio del cibo. Invece, ritornando alla ricetta, su questo cartoncino puoi indicare una ricetta di una magari veloce, semplice, anche quella lì, senza andare troppo nei dettagli, e che magari uno prende: ah, questa ricetta io non l'ho mai fatta, lo prendo, questo cartoncino lo prende come se fosse un regalo, un dono che tu fai. Anche perché è bello, perché è una cosa che pensavo quando che penso quando faccio queste cose, che la persona che ogni volta che cucinerà questo piatto ci penserà. Non è fantastico il fatto di dire: questa ricetta qua la porto avanti perché comunque me l'ha suggerita Nadia, mi piace, magari se la tiene appiccicata sul frigorifero ogni tanto la fa, come se fosse le calamite, una Sì, cosa no, è un del gesto genere. carinissimo. Sì, no, questa cosa mi piace molto. Invece, io sto cercando un po' di immaginare, ovviamente c'è i gusti piuttosto che le passioni, io ne ho diverse, e quindi magari che spaziano possono arrivare un pochino a più persone, no? Una cosa che è una grande passione, che non abbiamo mai parlato qua, ma che ho veramente sento di avere molto forte, è quella per le piante. Quindi puoi anche azzardare, se magari il tuo destinatario del regalo, il destinatario dei tuoi regalini piacciono le piante, puoi mettere anche qui, andare in un vivaio, piuttosto che, sì, in un vivaio ti consiglio di andare, farti dare dei semi da piantare, magari di diverse tipologie, e metterli in un
una bustina, anche quella la bustina la puoi fare tu, veramente ti prendi un cartoncino, magari un foglio, una A4, magari un po' più pesante, fai ritagli come se fossero delle buste, colla, una cosa semplice, 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 e poi ci scrivi sopra che semini ci sono all'interno, magari anche con un paio di indicazioni di quando magari piantarla, come fare, se ovviamente non è un passaggio troppo lungo, ma ci sono comunque tipo i bulbi piuttosto che altre cose che sono semplici da rinvasare poi nel momento giusto. Oppure una cosa molto carina che questo di solito quando sono i bambini, questa cosa piace, non so se hai mai sentito parlare delle bombe di semi da lanciare. Sì. Ok, anche quello è carino, io non le ho mai fatte, però so che sono semplicissime da fare, ma ci sono anche comunque delle piccole realtà artigianali, qua su Milano ce n'è una in particolare, che comunque praticamente sono dei fagottini, chiamiamoli così, di carta riciclata con all'interno dei semi che tu puoi lanciare in un prato e dopo capire se, vedere se comunque prende questa, proprio la bomba, oppure metterla magari in un vasetto. Si chiamano bombe perché è poi il simbolo, no, di lanciare una bomba che fa bene all'ambiente, no? Di solito sono le prime che sono nate erano relegate al fatto del fiore che fa bene alle api, poi esatto, tutto è legato a questo discorso lì. Esatto. E quindi questa potrebbe essere un'alternativa. Oppure prima parlavamo del tempo, caspita, anche regalare il tempo è veramente una cosa super preziosa. E quindi legata al tempo magari ci puoi collegare un'idea da fare insieme oppure un'esperienza da fare, magari anche lì, sempre di solito il nostro cartoncino, non so, buono, valido per un'uscita al cinema. Ecco, mi è venuta in mente questa cosa del cinema perché io in un supermercato vicino a casa mia, una cosa che danno, se tu dai un minimo di contributo, ti danno un biglietto del cinema da utilizzare entro marzo. Ecco, mi è venuta in mente questa cosa. Anche lì con un piccolo costo, hai comunque, dici, va, caspita, io prendo il biglietto del cinema così almeno entro marzo dobbiamo farci una serata io e te al cinema. Abbiamo già fissato che comunque dobbiamo passare una serata insieme. Anche questa è una cosa simbolica, ovviamente, che però magari chi sceglie anche il biglietto del cinema è una cosa bella, che comunque è un pensiero che comunque credo che possa, a chi non piace andare al cinema, almeno credo, no? Che è una cosa che piace veramente un pochino a tutti. Oppure qua c'è un sito che si chiama, posso fare un nome di una pagina molto simpatica. Sì, tranquilla. Si chiama Milano da Scrocco, è un profilo, si trova, credo che abbiano un sito, ma io li ho trovati su un profilo Instagram, che consiglia delle attività da fare gratuite a Milano. E ce ne sono tantissime, no, ma veramente tante, tante. E quindi magari spulciare tra le loro proposte e mettere proprio, indicare proprio, non so, andiamo a vedere dei bagni misteriosi che ci sono in quella zona lì. Cioè, magari anche magari dare ovviamente già l'attività da fare con l'indicazione anche magari di dove si trova piuttosto che cosa si andrà a vedere, ecco, magari mettere due o tre informazioni oppure farle in anonimato, nel senso faremo un'esperienza insieme oppure la farai tu e quando sarai pronto poi ti darò l'indicazione di cosa fare, non so, metterla, farla un po' a gioco, anche lì bisogna vedere chi hai di fronte e anche soprattutto, ecco, una cosa che magari non ho detto prima, quanto tempo avrai poi a disposizione per spiegare che cosa c'è all'interno del cesto. Perché se è una situazione un po' caotica, metti magari una cosa che comunque la comprendono abbastanza in fretta. Se magari invece è una cena tra amiche a casa di una delle amiche, siete in 4 o 5, caspita, lì puoi farne. È un pochino più complicato da organizzare. No, dico, a casa delle amiche è più semplice, invece magari se ti trovi con tutti gli amici e colleghi in un locale molto caotico fai fatica comunque ad avere l'attenzione un po' di tutti, no? Perde un po' il gusto anche la conversazione. Sì. Esatto, esatto.
Un'altra cosa che puoi fare, anche lì dipende quanti, è la donazione. Anche una bella donazione ad un ente che hai piacere di fare, tu dici ho dato, fai anche lì questo, qualche bigliettino, un cartoncino, che invece che farti mettere tanti regali all'interno di questo cesto, magari ne fai uno piccolino, e dici ho fatto una donazione a questa associazione, credo che comunque fa piacere un pochino a tutti sapere che sei donato a chi ha bisogno, anche persone fragili, eccetera. Adesso arriviamo alla parte che dicevi che ti piace molto, è quella di mettere all'interno del cesto dei piccoli libricini di genere vario. Adesso ti lascio ovviamente la parola, Silvia, molto volentieri. Se hai un'esperienza, che credo che senz'altro tu, appassionatissima di libri, ce l'hai. Guarda, ne ho due che sono molto velocissime. Di solito sui mercatini si trovano a poco prezzo, e perché mi pare che quello che costa di più costi 1 euro. Le edizioni della Sur, che sono quelle edizioni più piccole, in formato tascabile quasi, e hanno tantissimi generi. Per quelle volte io, se devo fare proprio dei regalini mini mini, utilizzo quelle. Poi dei mercatini ce ne sono quasi sempre per tutto l'anno, quindi si trova. Oppure prendo proprio delle edizioni, quindi dei libri che magari trovo doppi, tripli, li porto a casa, anche perché io, lavorando poi con il recupero dedicato al macero, alle volte trovo un doppione piuttosto che una copia tripla. In quel caso lì strappo la pagina e la confeziono tipo pergamena. E la dedico alla persona, perché magari non so, c'è una ricorrenza particolare, c'è quella pagina che parla di una ricorrenza, oppure è un momento particolare della vita, trovo un pezzettino che parla di un momento particolare, cioè lì è un pochino più ricercato, mi rendo conto, però è molto originale, perché alla fine hai una pagina di libro che magari ti puoi anche mettere, che ne so, in un piccolo quadrettino, eccetera, fatta a pergamena, per cui brucio tutti i bordini, eccetera. Oppure trovo proprio quelle edizioni mini dove ci sono dai grandi classici alle cose davvero più diverse come argomenti. Chi ama un po' la lettura, insomma, tra gente come noi, alla fine qualsiasi libro ti regalano è sempre festa, quindi è sempre No, una bella idea. sta bene con tutto il libro, veramente. Sì. Sì. Infatti tu adesso hai citato questa cosa della pergamena, eccetera. L'ultimo consiglio che mi sento di darti è anche scrivere, oppure anche magari se non hai una bella calligrafia, comunque fai in Word, con un carattere che ti piace, ne fai diversi, fare delle frasi motivazionali per il nuovo anno che sta arrivando, oppure per il benessere. Dice, questa frase qua me la devo mettere di fianco al comodino, quando mi sveglio al mattino me la devo leggere, perché mi fa veramente stare bene. Ecco, l'idea è come trovo queste frasi, ovviamente andando a cercare, però l'idea è proprio quella lì, di dare un qualcosa, ovviamente un messaggio positivo, per far sì che la giornata della persona che riceverà quel pensierino, anche lì ti pensi, ma che poi viva bene tutta la sua giornata, insomma. Ecco, questo io credo che sia un po' quello che è il senso di questa cosa del cesto condiviso, ovviamente cercare di portare buone pratiche, ma anche buon umore, insomma. Esatto, quindi io direi che adesso, visto che siamo in conclusione, direi innanzitutto di invogliare gli ascoltatori a raccontarci se utilizzano questa modalità, perché magari qualcuno ci può dire: no, sai che io già la uso, già io faccio un cesto con cose mie che produco, quindi voi scriveteci, tanto la mail adesso ve la do, che è diretta a chiocciola radionorborealis.it. Oppure ci mandate le foto, così poi noi le condividiamo anche sui social, ci scrivete, mandateci un messaggio vocale, quello che volete. Il numero della radio 389-888-0428, così aspettiamo i contributi. E quindi raccontateci, diteci se anche voi utilizzate, che cosa autoproducete, così facciamo venire qualche idea in più a Nadia, perché lei già super produce, però magari qualche cosa ancora non la fa. Quindi diamo noi questa volta, Nadia, qualche idea. Facciamo Volentieri, uno sono ben scambio, accetto. Sì, che fa assolutamente. sempre piacere. E caspita, devo già farti gli auguri di Natale? Non posso, dai, siamo ancora a No, dai. novembre. Contro natura. Risentiamoci, Brina, Sì, assolutamente. prometto che in una puntatina di dicembre,
se non riusciamo ad avere Nadia, perché poi giustamente il periodo è anche concitato tra famiglie, eccetera, poi lei parte alla produzione degli autoregali, quindi io già mi Mi immagino i fermo suoi qui. bei cesti. Prometto che lo faccio in puntata, ti dedicherò un pensierino, così almeno quando facciamo un po' gli auguri a tutti, includiamo anche te, giustamente. Però prometti che poi torni a Ricambio. gennaio, non è che adesso qui, Assolutamente. facciamo Natale, ci No. dimentichiamo, andiamo a festeggiare. Eh no, perché dopo tutto quello che sarà utilizzato per festeggiare, gli daremo un altro senso. Possiamo Eh iniziare a sì, dire poi a sì, gennaio insomma. facciamo la puntata del riciclo. Riciclo Assolutamente. e recupero, così Sì. già ci prepariamo per l'anno, lo iniziamo bene senza Bene. fare troppi rifiuti da bravi Rifiuti. personcine quali siamo. Bene, Nadia, Esatto. io ti Grazie. ringrazio. Ricordo a tutti Grazie che potete vedere un po' anche le cosine che fa sul profilo Instagram di Nadia, La Verde Speranza, per cui insomma, ci sono tante idee carine che lei condivide. Io ogni tanto mi fermo lì a guardare le storie, ne fa 800.000. Io le seguo quasi tutte quando riesco, però fa tante cose, tanti spunti. Quindi è bene divulgare. Ecco, quando ci sono delle buone pratiche, diffondiamole. E quindi che fa sicuramente bene a tutti. Grazie, grazie a voi. Bene, allora Nadia la salutiamo, noi ci troviamo settimana prossima sempre qui, ore 17, ora logom, con me in compagnia, torniamo un po' sull'ambito natalizio anche con l'ora logom e vi lascio poi i programmi della serata. Buona giornata a tutti!